Le parole della misericordia. Un momento di meditazione in occasione dell'anno santo. A cura di Andrea Lonardo. Battesimo. Potremmo dire che il battesimo è il primo grande sacramento della misericordia, perché è il sacramento che ti dona la vita stessa di Dio, ti dona la vita di figlio e te la dona senza che tu lo meriti. Papa Francesco ha ripetuto più volte la domanda: ti puoi battezzare da solo? No. Tu puoi battezzare un altro, ogni cristiano, anche un laico, tante ostetriche negli ospedali hanno battezzato dei bambini a rischio di vita, ma ciò che io non posso fare è dire io mi battezzo nel nome del Padre, io non mi posso dare alla vita da solo. Non è il figlio che sceglie il Padre, ma è il Padre che dona la vita al figlio. Il battesimo è il dono di una vita che ci viene dall'alto. E potremmo dire che il battesimo è proprio ciò che ci porta il dono stesso della vita di Cristo. Se Cristo fosse venuto ma non ci avesse donato i sacramenti, non ci avesse donato il battesimo, sarebbe tutto inutile. Il battesimo ci dice che Cristo oggi ci rende figli, oggi ci ama, oggi ci perdona, oggi è vicino. La fede è credere che Cristo è venuto, ma è credere che Cristo viene oggi e tocca la vita di mio figlio, tocca la mia vita e la tocca esattamente nel battesimo, la rinnova, la rende eterna, la rende capace di sperare, di trovare la comunione con il Padre. Che cosa è essenzialmente il battesimo? Il battesimo è non solo la dichiarazione, ma proprio la grazia che ci dice che la vita così com'è è voluta da Dio e che la vita è figliolanza. Ogni battezzato è figlio di Dio. A volte le persone domandano: ma perché dovrei dare il battesimo? Gli impongo una cosa al bambino. La vera domanda è: perché gli do la vita? Cioè io do la vita a un bambino senza chiedergli il permesso di nascere. Come faccio a garantire che quella vita sia bella, sia destinata alla felicità, sia destinata all'amore, sia destinata all'eternità? Un padre e una madre non sanno nulla del bambino quando nasce. Il battesimo dice: tu puoi stare tranquillo perché la provvidenza del Padre lo seguirà, perché questo bambino è destinato alla felicità, perché Dio gli dà l'amore, perché Dio gli dà la vita eterna. Potremmo dire che il battesimo è il motivo per cui noi diamo la vita, facciamo nascere un bambino senza chiedergli il permesso. Noi gli diamo la vita esattamente perché sappiamo di poter contare non sulle nostre forze, ma sulla paternità di Dio. Infatti, dove la fede nel battesimo diminuisce, diminuisce il desiderio di avere bambini, diminuisce la fiducia nella provvidenza, diminuisce la fiducia nel generare bambini. E Papa Francesco ci ha ricordato in Evangelii Gaudium che l'uomo ha sempre bisogno di Dio e a volte sono proprio i poveri che ce lo ricordano. Lui ci teneva tantissimo a battezzare i bambini nelle favelas, per esempio, dell'Argentina, nei quartieri periferici, nelle baraccopoli, perché sentiva che togliere il dono del battesimo voleva dire togliere al bambino e a quella famiglia la grazia di sapere che il loro figlio era assolutamente unico. E lui racconta una volta che una donna gli disse: padre, venendo a battezzare i miei bambini nella baraccopoli, lei mi ha reso importante. Lui ha risposto: no, è Dio che ha reso importante vostro figlio, perché nel battesimo Dio ha detto che questo bambino è realmente figlio suo.